Ciao a tutti, sono Enrico J, un breve video sul titolo Azimuth Holding, grafico a candele daily di lungo periodo. Possiamo vedere dei minimi importanti nei periodi di dicembre 2008, 3 anni dopo altro minimo importante dicembre 2011, 3 anni dopo minimo importante dicembre 2014 e quindi abbiamo questi cicli. Questo dicembre 2014, quindi in linea di massima terminerà a dicembre 2017. La differenza tra questo ciclo e i precedenti due è che questo ciclo è un ciclo ribassista, ovvero sia il minimo di partenza è stato rotto e retestato, per cui probabilmente questo ciclo terminerà a un livello di prezzo più basso di come è partito. Difatti vediamo che il prezzo comunque è in un chiaro canale discendente e quindi è ipotizzabile che questo livello di prezzo potrà fare da resistenza in una fase di retest, come già qui ha fatto, peraltro in coincidenza di questa trend line rialzista di lungo periodo. Per cui in questa fascia di prezzo dove abbiamo questa resistenza statica, poi avremo questa trend line che fungerà da resistenza dinamica e in più abbiamo la resistenza dinamica data dalla parte superiore del canale ascendente. In questo punto sarà opportuno tentare un trade ribassista. Si fa caso come dicembre sia sempre un punto dove ci sono dei minimi importanti, infatti anche a dicembre 2015 e adesso siamo nella prossimità di dicembre 2016, siamo comunque in area di un triplo minimo probabilmente. Questo per dire cosa? Per dire che fino al prossimo dicembre 2017, in teoria, seguendo i dettami dell'analisi ciclica, non dovremmo avere spunti rialzisti particolari. Da questo periodo invece poi avremo la partenza di un nuovo ciclo e come ogni ciclo che parte avremo sicuramente degli spunti rialzisti interessanti. Quindi nel medio periodo non vedo opportunità long sul titolo Azimuth se non per brevi pullback. Notiamo anche come il MACD sia profondamente in negativo ed è possibile che possa anche lui andare a riavvicinarsi alla linea dello zero, ma sempre in fase di pullback, cioè rimanendo in territorio negativo. Per cui la mia personale ipotesi è quella di mantenere prudenza in ottica long sul titolo e cercare in area 16 aperture di trade ribassiste di medio periodo seguendo il canale discendente che non dovrebbe essere rotto, aspettando quindi poi la scadenza del successivo anno per andare a cercare ipotesi rialziste di medio periodo. Grazie, arrivederci.